あの日愚かにも私自身がキュープノスとタナトスを地上に呼び覚ましてしまった私は忘れていたのだ空は青く草は緑血の色は限りなく赤いということを私の言葉は全てハーデス様のご意志から出たこと Ciao a tutti, ragazzi, benvenuti, bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato al consueto aggiornamento del mercoledì di Sensei Awakening. Come vedete, finalmente sono andato a tosare l'erba. Mi sono fatto bello per l'arrivo, o meglio per il ritorno in game, della mia waifu, Donna Pandora. Meglio, Comandante Pandora dell'Aldilà. In questa, in questa versione sarebbe più corretto, magari, dire Pandora Comandante dell'Aldilà. Attenzione! Attenzione, a differenza di quanto ci hanno abituato con gli ultimi saint al loro esordio, Pandora rimarrà in rate up solo per una settimana, dal 14 al 21. Perché dico questo? Perché in genere, in queste vocazioni, sare sarebbe sempre conveniente per massimizzare il ritorno delle shard andare di. 40 gemme al giorno, 10 gemme al giorno per chi ne ha poche, 40 al giorno per chi ne ha tante. Quando si hanno due settimane di rate up, la cosa viene abbastanza comoda, con una settimana sola. E anche la questione del, del, del rebate, insomma, inizia a diventare un pochettino particolare. Motivo per il quale anche il sottoscritto, anche per lei, vabbè, per lei l'avrei fatto a prescindere, però diciamo che così ho una motivazione in più. Anziché andare dalle consuete 40 giornaliere, eh, andrò all'in direttamente, direttamente oggi, fino a quando non la pescherò sperando che non mi faccia lo stesso scherzetto che mi ha fatto Don Artemide, ma... Pandora sa che io ho un debole per lei e sono pronto a scommettere che, visto il suo carattere docile e mansueto, mi vorrà accontentare facendosi trovare in poche pullate. Mi sto mettendo in barriera in questo momento, eh? chi gioca a calcio capisce. Altri eventi di quest'oggi, benedizione della rinascita dal 14 al 19, quindi 5 giorni. Ricarica e ottiene il volume, attivi, il volume abilità di Comandante Pandora dell'Aldilà. Vabbè, ricarica, sapete che cosa intendono per ricarica. Ci siamo intendi. E poi la ruota della fortuna, che tanto è predeterminata, cioè nel senso l'ordine di uscita degli item è quello. Albero della risurrezione disponibile nel Sanctuary. Eh, periodo dopo una manutenzione del 14 a qua, quindi oggi, ve lo dico subito, lo trovate il giovedì e la domenica vabbè la domenica per forza perché la domenica possono uscire tutti eh, il suo giorno beh, è direttamente il giovedì quindi dovete andarvi a fare lo Shrine, se non ricordo male, non mi ricordo mai se è lo Shrine o quell'altro che è dai Cosmi, li faccio talmente tanto pochi ultimamente, vabbè ad ogni modo ci siamo intesi. Corpo a corpo PvP a tema Pasquale, molto probabilmente ci sarà da abbattere eh, la bambolina di Atena per ottenere un bonus, credo che a sto giro ci tocchi un PvP PvP, quindi non un PvP PvE come l'ultimo, dovrebbe essere un PvP vero e proprio, in genere questo tipo di eventi è... Abbatti prima quella cosa per ottenere bonus a tutti, a tutti i senti. Però, lo sapremo partendo da questo sabato, perché il pvp mili parte direttamente questo sabato. Andiamo direttamente alla festa del castello per vedere cara comandante ma come cavolo le fanno queste le traduzioni in italiano vabbè ad ogni modo molto semplice è il classico evento che c'è tutte le volte che viene inserito un nuovo saint eh, si fa la missioncina di storia che introduce eh, il personaggio poi appare la costellazione con tutti i vari segni da completare possiamo fare due sfide al giorno per ottenere la labarda del flagello che è il tridente di Ade, presumo, e, e utilizzarlo poi nel suddetto mercato. Vabbè, qua ognuno prende quello che gli serve. Poi la ruota della fortuna andiamo a farla direttamente. Tanto le prime due sono gratis, ma tanto da sempre le stesse cose. Vabbè, queste comunque le germe astrali mi servono a prescindere, quindi va bene, le dovrò anche riscattare dopo, i fiorellini standard, e poi credo basta. No, ne ho una terza gratis, me ne ricordavo solo due. Eeeh, 180 punti vigore sforzo ragazzi, ricarica e ottiene il volume abilità di Pandora è quello che praticamente vi dicevo prima spendendo 3 euro al giorno e arrivando a un totale di 15 euro oltre a tutti i vari oggetti che voi vedete come, come ricompensa per la spesa otterrete anche come ricompensa finale un volume per aumentare le abilità di Pandora in questa sua versione specifica, spieghiamolo bene, Emporio delle Gemme Astrali il classico mercato con le Advanced Gem che io io ovviamente utilizzo in questo momento per prendere le 45 gemme a tempo dato che suppongo che quest'oggi mi serviranno tutte poi uso per prendere il mitico tomo abilità perché anche questo comunque servirà a prescindere e mi sono già partite 80 gemme in un soffio sul coso dell'armatura di Ikki me lo tengo se trovo Pandora con poche gemme potrei anche pensarci di Ikki mi manca solo un pezzo dell'armatura per completarlo mannaggia me addestramento speciale di Pandora sono le ricompense per il livellamento della nostra Nuova Pandora, qualora la trovassimo: spesa totale, soliti rimborsi in base ai coupon spesi. Comandante dell'aldilà: sono le ricompense che vengono date ad ogni tot. Di Advanced Gem usate per pullare. Sconto aumento di livello. Le missioni per i prossimi tre giorni. Che riguardano appunto i vari aumenti di livello: aumenta di livello de, di un Saint 10 volte al giorno. Risveglio un cavaliere qualsiasi una volta al giorno. È il risveglio del settimo senso. Eh, aumenta un cosmo di 5 livelli al giorno. E fai la rinascita di un cavaliere una volta al giorno. Rinascita uguale, aumenta gli le stelline. Si fa facilissimamente con i tomi viola. Poi, tutto il resto direi che già lo abbiamo. Uh, sto pensando se c'è qualche altra cosa da dire prima di passare a vedere Pandora. Sì, effettivamente c'è qualcosa da dire prima di passare a vedere Pandora. E cavolo, il momento promo ci mancherebbe anche. Settimana scorsa non, non c'è stato meglio. L'hanno posticipato, l'hanno messo per l'evento, quello fantasma corico dei Jamir, dove i giocatori europei hanno leggermente fatto il mazzo a quelli americani, ma proprio poco poco poco. Ad ogni modo, per tutti gli acquisti effettuati su Sensei Awakening e per coloro che hanno scaricato il gioco e collegato al proprio account con App Gallery, 20% di rimborso di cashback sotto forma di Huawei Point per tutti gli acquisti appunto effettuati dal 14 al 16 aprile, quindi per i prossimi due giorni. In breve, voi spendete 10 euro all'interno del gioco, per fare un esempio, loro vi ridanno indietro due Huawei Point, ogni Huawei Point equivale ad un euro, li potete utilizzare tranquillamente sia su Sensei Awakening che su qualunque altra app scaricata appunto da App Gallery, um, che Accetti come metodo di pagamento i Huawei Point. Ora, faccio prima le notifiche di Facebook prima di passare a Pandora. L'avevo detto giusto. Era lo shrine dove si trovava l'albero della resurrezione. Beh, ogni volta mi ricordo bene qualcosa anch'io. Allora, modifica apportata a Death Mask del Cancro, al Cavaliere del Cancro. Uh, adesso lui evoca. Uh, oh, prima evocava uno spettro quando un sente veniva ucciso. Adesso lui evoca due spettri direttamente con un attacco. Sto traducendo. Dell'inglese sapete che non è che il mio inglese è proprio madrelingua, però dovrebbe, se non ho interpretato male, dovrebbe essere così e possono essere evocati fino a 6 spettri, questo effettivamente non è cambiato. La sua abilità dell'armatura risvegliata, dell'Awakened aumenta. Pardon, per triggerare per attivare l'effetto dell'armatura risvegliata. Il numero di spettri necessari è stato ridotto da 18. A 15, uh, gli spettri evocati non attaccheranno più dei personaggi a caso, ma attaccheranno tutti quanti il personaggio indicato dall'attacco di Death Mask. e L'hanno migliorato, devo dire, anche di molto. Lungi da me dire che sia tornato meno in meta, che sia diventato più o meno forte, però, se non altro, così dovrebbe quantomeno funzionare. Prima, effettivamente, era diventato un po' scomodo come personaggio. Uh, Santo Reminder, i, giocatori, i ragazzi della GT Arcade Tencent ci ricordano di non dare la password e gli altri dati dei, no dei nostri account ad altra gente. Questa cosa dovrebbe essere ricordata sempre più o meno da chiunque. Questo per prevenire eventuali frodi ed eventuali fregature varie di gente che con gli account poi entra e ci fa quello che vuole. Poi domanda e risposta: quando metterete la probabilità del Reborn bouquet nel, nel, nel box dei fiori avanzati? Uh, la probabilità verrà aumentata dopo la manutenzione di oggi, quindi al momento dovrebbe già essere antiva. Uh, una, una, una traduzione delle parti del, del clot dell'armatura di Ikki con l'armatura divina in francese non è corretta. Anche questa cosa è stata sistemata quest'oggi. Ok, adesso andiamo a vedere l'amor de mi vida. Se state pensando, Barde, ma tua moglie non si incavola che fai tutti questi complimenti a Pandora? Certo che si incavola, ragazzi, io da buon... Bastard inside, lo faccio apposta perché poi so che lei vede i video e mi diverto a fare così, non ci posso fare niente. Allora, descrizione della Tencent per quello che riguarda Pandora: attacco 8, Infligge danni e sferra colpi di grazia. Abilità 9. Potenti abilità di controllo. Sopravvivenza 7. Sopravvivenza relativamente alta. In realtà, da quello che ho, mi è sembrato di vedere, io per ora l'ho provata solo nella parte introduttiva dell'evento della sua storia, e sappiamo che in genere. Non è che i personaggi funzionano proprio così quando vengono messi in quell'evento, però la sua sopravvivenza mi è sembrata più che discreta, devo dire la verità, assolutamente normale, non male, ok? Mi sposto un attimo sul codex e partiamo direttamente come sempre guardando quelli che sono i suoi legami, legami di possesso, allora con Comandante Pandora naturalmente, Pegasus, Andromeda e Orfeo. Punti saluti aggiuntivi: 1%, 2%, 3%, 4% e 5%. Mi toccherà potenziare Orfeo a questo punto. vabbè. Uh, in possesso, comandante Pantora, Radamantis e Acominosse, quindi praticamente i generali degli Inferi. ...bonus ai punti, salute, eh, pardon, ai punti attacco, attacco cosmico aggiuntivi, anche qua fino al 5%, in possesso Pandora Thanatos, bonus ai punti salute... ...e con Pandora Phoenix nella sua versione normale, credo in questo caso, bonus anche in questo caso ai punti attacco. Mi frega la questione Radamante e Acominosse, quelli effettivamente ce li ho tutti bassini e anche Orfeo, dovrò ragionarci su guardando le sue abilità allora partiamo basic infligge il 90% di danno cosmico a un bersaglio singolo e un ulteriore 90% se il bersaglio è un flagello cos'è il flagello lo vediamo poi nell'abilità successiva questo a livello 1 a livello 5 infligge il 150% di danno cosmico e un ulteriore 150% se il bersaglio è un flagello quindi un 300% totale flagello che è la sua, eh, diciamo così, la prima delle sue due abilità. Rimuove un cavaliere nemico dalla battaglia e lascia un flagello al suo posto. Il flagello è tipo un fantasmino, tipo anche quelli che evoca Death Mask, per dirne uno. Ecco, quello è un flagello. Il flagello eredita il 20% dei punti salute e dell'attacco del cavaliere nemico, che è stato sostituito al suo posto, e sferra un attacco automatico. Il flagello rimane in gioco per due turni di azione oppure scompare automaticamente quando Pardo Pandora perde il 20% dei suoi punti pu bravo Barte, dei suoi punti salute. Il flagello possiede un attacco base, un'abilità attiva e un'abilità passiva tutte di livello 1 e spero che rimangano tali, non ho idea se aumentando il livello di questa skill aumentino anche le skill del flagello. Ad ogni modo, a livello 5 Vista così sembra un po' un'arma a doppio taglio, ma in realtà è conveniente come cosa e lo vediamo poi dopo. Il flagello eredita il 40% dei punti salute e dell'attacco del cavaliere nemico che ha sostituito e scompare quando Pardora perde il 40% dei suoi punti salute. Inutile dire che la vostra convenienza è far rimanere sul campo il flagello quanto più possibile, il perché lo vediamo presto. Abilità del Fragello: ha un basic che infligge il 30% di danno cosmico a un bersaglio, ha un'abilità confusione che assorbe il 10% dell'attacco di un alleato, o meglio dell'alleato con l'attacco più elevato. In questo caso l'alleato è un nostro nemico e attenzione, non è un nostro compagno. Specifichiamola bene questa cosa. E infligge il 150% di danno cosmico a un bersaglio. L'attacco assorbito viene restituito quando il Fragello scompare oppure muore. Dolore condiviso: ogni volta che un flagello subisce danni ne trasferisce il 40% alle unità alleate. E questo è il motivo per il quale il flagello dovrebbe rimanere in campo quanto più possibile. Ora, poi magari proverò a. Fare la consueta prova che il gioco mette a disposizione perché sono curioso di vedere se queste abilità a livello 5 poi cambiano anche loro e se cambiano queste statistiche. Uh, quando un fagello muore, il suo rancore viene tramandato all'unità alleata con l'attacco più alto, aumentando di un punto il costo di abilità di questa unità e dura per due turni di azione. Quindi, quando lui schiatta il nemico in questo caso, il cavaliere nemico con l'attacco più alto um, vedrà la sua skill aumentare, la sua skill, il costo della sua skill aumentare di 1 uh, tenebre, punizione, seconda abilità di Pandora, infligge, secondo attacco speciale di Pandora infligge il 140% di danno cosmico all'unità nemica e un ulteriore 2% per ogni 1% di punto salute perso da tale unità quindi se un'unità... Quando voi l'attaccate ha già perso per dire il 10% dei suoi punti salute, Pandora gli dà il 140% più un ulteriore 20%. 2 per 10% che ha già perso. Il bonus danni ignora gli effetti dello scudo. Questa cosa è buonissima. A livello 5, infligge il 220% di danno cosmico e un ulteriore 10% per ogni 1% di punti salute perse. Per questo, nella descrizione di prima, diceva che era molto utile per dare il cosiddetto colpo di grazia ai nemici. Perché più i nemici hanno già perso punti vita, e più questo attacco diventa più forte. Poi, in realtà, questo attacco, però, vedo che va bene. Tutto sommato a ragionarci sopra. Anche a livello 2 e a livello 3 non fa propriamente schifo, eh, non è necessario. Sto, sto ragionando in ottica di potenziamento. Secondo me questo anche a livello 2 e a livello 3 va già abbastanza bene. Non è necessario proprio portarlo a livello 5, a meno che adesso non cambi qualcosa grazie al campo vuoto che è la sua abilità passiva ogni volta che Pandora infligge danni ottiene uno scudo pari al 20% dei danni inflitti ok allora questa cosa effettivamente va un po' a rivalutare anche l'altra abilità questo scudo è comunabile ma non può superare il 10% dei suoi punti salute massimi a livello 1 a livello 5 ottiene uno scudo pari all'80% dei danni inflitti fino a un massimo del 30% dei suoi punti di salute massimi, quindi gli dà uno scudo di un terzo praticamente, della poco meno di un terzo della sua vita totale. Ecco, questa abilità effettivamente converrebbe potenziarla abbastanza, non tanto per una questione di danni inflitti, perché quelli oggettivamente non cambiano, ma per aumentare il più possibile la durabilità di Pandora stessa. Per questo che prima vi, vi dicevo che quel 7 alla sopravvivenza andava un po' interpretato, perché in realtà in base a quanto quanto riuscirete a potenziare questa skill e, in base a quanto riuscirete a potenziare gli attacchi di Pandora, la sua sopravvivenza, grazie appunto a questa passiva, insomma, cambia e non cambia poco. Uh... Breve carrellata per vedere i cosmi che si suggerisce il gioco. Allora, come Cosmo da supporto, come Cosmo speciale ci suggerisco. Naturalmente il dente del drago nascente per aumentarne la sopravvivenza, direi che sì, effettivamente questo è abbastanza standard, va bene su tre quarti. dei saint. Oppure il Mandala, che riduce i danni subiti, aumenta, aumenta la velocità, dando più, più possibilità di agire per primi. Sì, è tutto sommato andrei più di Mandala. È importante che lei agisca prima del cavaliere che volete levare dalle scatole il prima possibile. Se non si fosse capito, Pandora è una specie di Canon Dragone del mare in versione 2021. Il suo punto debole più grande, prima non l'ho detto, ma lo dico adesso, è il fatto che comunque la sua skill principale ehm, porta via 4 punti di mana, 4 punti attacco. Non sono pochi, sono tanti. Non è facilissimo da incastrare proprio in tutte le squadre. Proprio per questo motivo, però ne vale oggettivamente ne vale oggettivamente. La pena è un saint di controllo bello, fortino Fa dei bei danni messa dentro nella giusta squadra. Come Cosmi, normale ci suggeriscono allora Occhio dell'Aquila, moltiplicatore attamo, attacco cosmico e danno cosmico. Va bene il Sempreverde Tenacity per aumentare difesa fisica e punti salute e Gardenia per aumentare punti salute e velocità guida. Loro ce la suggeriscono in una formazioncina. Proprio da nulla, una formazione easy, easy da mettere su Artemide, uscita tre settimane fa, praticamente Gemini. Canon Atena, lei, naturalmente, Sciona Dell'Ariete e il nuovo Milo con l'armatura divina. Grazie al piffero. Cioè, apro e chiudo, scusate, ma non posso non dire. Ma con questa parentesi, so, con questa. Cavolo di formazione sono capaci di giocare tutti io per mia grandissima fortuna potrei anche schierarle ce l'ho tutti abbastanza anche ben schillati eh, suddetti, suddetti personaggi e però caspita non è proprio la formazione più facile del mondo da mettere giù vabbè ad ogni modo Pandora comandante là, è un potente personaggio di controllo. Come ho ben detto prima, la sua abilità può rimuovere un nemico dalla battaglia sostituendolo con un fantasmino, che può disturbare pesantemente la strategia nemica. Inoltre, Pandora è amine nel dare il colpo di grazia agli avversari. Oscurità fragello, la sua abilità principale. Rimuove un nemico dalla battaglia, lasciando al suo posto un flagello che viene considerato come un nemico. Il fragello possiede un attacco base, un'abilità attiva e un'abilità passiva. Può disturbare la formazione avversaria e anche applicare effetti negativi. Oscurità, punizione, infligge danni all'unità unità nemica e danni aggiuntivi in base ai punti saluti che questa ha perso. Questa abilità è utile per dare il colpo di grazia agli Nemici con, po con pochi punti salute, campo vuoto: tutti i danni inflitti da Pandora forniscono uno scudo che assorbe i danni a una in base a una percentuale dei danni da lei inflitti. Ora vado un attimino a fare la prova, però non ve la faccio vedere direttamente, ve la faccio vedere solo se può essere effettivamente utile. Ok, faccio vedere solo da qua perché si capisce una cosa molto velocemente in merito al flagello. Quando si fa la prova naturalmente il gioco ci fornisce le tecniche a livello massimo e a livello 5 effettivamente come vedete dalle ultime due righe il flagello, il flagello possiede un attacco base, un'abilità attiva e un'abilità passiva tutte di livello 5. Purtroppo anche cliccando sul flagello non mi fa vedere queste skill di livello 5 a quanto ammontano, quindi non sappiamo... Potrei sinceramente dirvi, eh, dirvi la differenza. Quanto cambia o meno, quello bisognerà provarlo in game una volta trovata Pandora, da qua non ci si riesce. Non ho fatto, sinceramente, a vedere la prova se si poteva fare eh, nel, nel suo evento di, di introduzione. Eh, ad ogni modo, sì, aumentano anche i livelli di suddette tecniche. E spero che con l'aumento di quel livello, aumentino anche gli effetti negativi in questo caso, per il team avversario. Una cosa effettivamente abbastanza importante e interessante che non ho detto sulla composizione che ci suggerisce il gioco e che è intelligente, effettivamente, io non ci avevo pensato. È che in questo caso eh, questa formazione dà parecchio senso ad Artemide nella sua forma cacciatrice. Io in genere fino adesso l'ho usata il 99,999% delle volte. Ehm, nella, nella sua forma brilliance, nella sua forma brillantezza, non nella forma cacciatrice. In questo team, invece, Artemide assume una. una una particolare rilevanza proprio come cacciatrice perché aiuta Pandora a ridurre il costo della sua skill da 4 appunto che è tanto a 2. Gemini Canon e eh, Atena aiutano a guadagnare punti energia e quindi nel primo turno veramente se avete un Milo bello skillato potete lanciare veramente un macello di attacchi quanti più se ne riesce in base a quanto l'avete skillato. È un team difficile da costruire, ma abbastanza intelligente, perché è vero che c'è Pandora che consuma tanti punti, è vero che anche um, anche anche Gemini Cannon in genere consuma tanti punti. Ma Gemini Cannon potete tenerlo come attaccante nelle fasi più avanzate del gioco e inizialmente sfruttare meglio, meglio Milo. E nel frattempo Pandora riesce comunque ad utilizzare al meglio le sue, eh, le sue abilità e permettere a tutti gli altri di fare i danni che devono fare attaccando il flagello. A differenza di quello che funzionava con il triangolo di eh, Canon Dragone nel mare. Pandora, quando mette il flagello, il danno lo, lo condivide sia per gli attacchi fisici che per gli attacchi cosmici. Quindi il triangolo di Canon valeva solo per l'attacco cosmico. Lei invece qualunque tipo di attacco viene poi condiviso dal resto del team. Spero di averla spiegata discretamente. Dai, sapete che io non, non, non possiedo molti mezzi, in tal senso, per riuscire a fare meglio. Eh, ad ogni modo, adesso, ragazzi, andiamo a pullarla perché mi premono i pull. Ecco una cosa abbastanza particolare Per vedere illuminare la costellazione Non cambia assolutamente nulla Sapete che io lo faccio sempre solo per un effetto scenografico Però non bisogna andare su Pandora Bisogna andare su Comandante dell'aldilà Che lo trovate vicino a Stella Divina della Nobiltà a Nettuno È praticamente a fianco a Nettuno vabbè, È bello che è un tridente, eh, ci sta Però vabbè, ad ogni modo Dai, bando alle ciance che sennò oggi si fa veramente lunga Oh, me le devo segnare. Prime 10, niente. Grazie, ma no. Eh, 80 per arrivare a, a Iolia, bene. 80 per arrivare ad. Io non sono contrario ai doppioni, ma se mi desse doppioni almeno un pochettino più, più utili, schifo non mi farebbe. 110. Qua me ne partono altre 500, raga, ve lo dico prima. 160. Bello, eh. 160, un saint. No, sì, parlavo prima del dragone del mare, ho trovato quello gratuito, grazie al pifero 180. Arrivo a 200, se non trovo ancora niente, cambio costellazione. Non sono Scaramantico, ma mai vista una roba del genere. Ah, beh, Aquarius, ma, ma se, mi deve aver sentito. Rimaniamo sempre nell'arco dei. Siamo a 200, questa è la 200esima. Ho oh, 200. 200 gemme, 2 fa, Fammi pullare su Pandora vera. Pandora, Pandora, dai, cambia niente, ma fatemi andare su Pandora, Pandora. Ricominciamo il giro. Eh, già Pandora Pandora mi dà pesci. E 4, e 4 shard. Eh. Mi sta bene. Pesci um, sei inutile come, come doppione. Eh, dai, quindi 200-210. Andiamo avanti. 300. Ok, cambio ancora costellazione. Adesso mi metto a pullare nel vuoto. Mi, mi metto, sono a 300 tonde. Mi metto a pullare nel vuoto senza costellazioni non è partito bene 380 ma ha dato giusto per quello garantito cioè 390 tre 390 gemme 3 36 intesse Ok, 400. 3 senti di tipo S. Ho oh, la media di un senti di tipo S ogni 100 gemme. Fatemi tornare al comandante dell'aldilà, tanto abbiamo visto che non cambia assolutamente niente, ma almeno ho. la cosina sottoilluminata che fa figo. Sono a 400. 400 gemme, 77 shard, 4 senti di tipo S. Ehi, Lady Isabel! Eh, Siria delle sirene! Eh, condividi con me la mia fortuna, sì ragazzi, guardate che culo! Guardate che culo! Ho perso il conto, raga, veramente. Sono a 420, ok, 420. 460 eaco di Garuda. Sì, va bene. Non ti avevo neanche mai trovato, a te giusto? Ti avevo shardato, se non ricordo male. Utile come un terzo buco nel naso Forse è giusto quando si ha il raffreddore No vabbè ma che è un troll Congra È bello che mi, mi sfotte pure Congratulazioni per la tua fortuna Ma che Che, che fortuna dove Che fortuna di cosa Ma con che Cacchio! Sono a 460 460 gemme mi ha dato 90 shard. Arrivo a 100 poi vado a prendere quelle che devo recuperare. Pazzesco niente ragazzi, 570 571 gemme per la precisione. Per shardarla, è veramente è stato un. Bagno di sangue Tra lei e Artemide Adesso mi toccherà fare almeno due mesi Senza pullare Beh, fortunatamente c'è un saint al mese Quindi se ne può fare anche meno Il prossimo dovrebbe essere Dettol Dettol se non mi ricordo male Come cavolo si chiama Comunque il cavaliere del cancro di Sensei Next Dimension Fortissimo Mi ha fatto schiantare da ridere Quando ho visto come l'hanno fatto in game Però Mi toccherà zomparlo per forza Per forza di cose E passare oltre Ripeto adesso per un paio di mesi Mi toccherà Tirare un pochettino la cinghia, non posso fare la shardata perché ho troppi sente, quindi ne devo cestinare un po'. Ok, vediamo se ce l'abbiamo fatta. eccola qua, Comandante Pandora. Mamma mia, ragazza mia, amore mio, quanto mi sei costata veramente? Quanto mi sei costata tra te e Artemide? Stringetevi la mano. E vabbè, ragazzi, donne motori, gioia e dolori, si diceva una volta. Spero che si dica ancora. Ok, per quest'oggi era tutto, ragazzi. Speravo di portarvi un video magari un po' entusiasmante sulla parte finale. Ma così non è, mi toccherà fare dei tagli profondissimi al, al video per quanto riguarda la questione dei pull. Perché è stata una noia mortale per me, che ho pullato, non oso immaginare a portarvi tutto quanto a voi. Eh, dovrò necessariamente fare un, un taglio e cuci, un copia e incolla. Tutto, tutte queste belle cosette, ripeto, 571 gemme per shardarla e per trovare nel complesso 7-8 di tipo S, quindi tipo una media veramente imbarazzante sotto tutti. I punti di vista. Ok, spero che il video comunque vi sia piaciuto nella sua semplicità, spero che possa esservi comunque d'aiuto. Perdonatemi, se nel frattempo ho detto qualche castroneria di troppo, se non ho fatto un'analisi, magari proprio approfondita come avrebbe meritato il personaggio. Per oggi era tutto. Pace, belli, alla prossima!